SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Dopo la proposta giunta dal Movimento 5 Stelle, il sottosegretario leghista Giorgetti, braccio destro di Salvini, frena su una possibile nazionalizzazione di autostrade e al meeting di Rimini si dichiara favorevole a una semplice revisione delle concessioni. A Ravenna, caccia al pirata della strada che domenica sera ha provocato un incidente tamponando uno scooter e lasciando sul posto due persone ferite. Le forze dell'ordine sono ora sulle tracce di un furgone, forse un Fiat Fiorino, che è fuggito in direzione Porto Corsini. È Ravenna, la città dell'Emilia-Romagna maggiormente colpita dal dissesto idrogeologico. Questo l'allarme è lanciato dall'Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale, ma il vice sindaco Fusignani rassicura, in arrivo soldi dalla regione per i lavori di prevenzione. Un 2018 contrassegnato dal segno meno per quanto riguarda le imprese guidate dai giovani in Romagna e che rispetto al 2017 registrano un calo che arriva anche al 2%. Commercio, costruzioni, manifatturieri, i settori più in difficoltà, in crescita invece servizi e agricoltura. I giardini pubblici di Forlì sono da anni al centro di critiche circa lo stato di abbandono in cui versano. Dopo la denuncia del consigliere della Lega Daniele Mezzocapo, siamo stati a fare un giro nel parco per monitorare la situazione. Basket, l'Unieuro Forlì ha tolti i veli stringendosi in un abbraccio coi propri tifosi. Per la squadra biancorossa la prossima stagione sarà quella della verità, visto l'abbondanza di talento che avrà a disposizione coach Giorgio Valli. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Fulvio Zappatore. Buonasera a tutti, iniziamo parlando del caso di Autostrade per l'Italia che dopo il crollo del ponte Morandi a Genova sta facendo discutere non poco anche tra le fila del governo. In questi giorni il Movimento 5 Stelle ha parlato più volte di una possibile nazionalizzazione del colosso di proprietà della famiglia Benetton, mentre è molto più prudente la Lega. Sentiamo allora direttamente le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, il braccio destro di Salvini, che è intervenuto al convegno di Comunione e Liberazione a Rimini. La giornata degli esponenti politici del governo e dell'opposizione al meeting di Rimini ha dedicato ampio spazio al lutto di Genova e al da farsi dopo il crollo del ponte Morandi. Il sottosegretario della Lega Giorgetti non si dice persuaso dalla nazionalizzazione delle autostrade e punta ad una revisione delle convenzioni riguardo alle concessioni. Per quanto riguarda un'eventuale legge per mettere fine alla concessione, io francamente non vedo i termini. Ritengo che sia doveroso che la convenzione venga rivista, per chi non la conosce, anche per il nuovo governo, magari chi ne si occupa direttamente, in tutti i suoi aspetti. Ho detto e ribadisco che i margini di redditività che io vedo in capo alle concessionarie mi sembrano leggermente spropositati. L'ex ministro delle infrastrutture del Rio si difende dalle accuse di questi giorni e afferma che dai tecnici non fu mai segnalato alcun pericolo imminente riguardo al viadotto sulla A10 e aggiunge che nessun atto ministeriale è mai stato secretato e che non c'è stata alcuna proroga delle concessioni. Quindi dire che c'è stata una proroga è una bugia, dire che ci sono relazioni finanziarie è una bugia, io non ho mai preso soldi, così come è una bugia clamorosa, permettetemi, il fatto che ci siano degli atti secretati. Dall'opposizione ha parlato anche Maria Stella Gelmini. Come anche nell'ambito dell'edilizia scolastica, dove esiste un'anagrafe su edilizia scolastica che va tenuta aggiornata e mi auguro che questo stia accadendo, ecco, anche con riferimento alle infrastrutture occorre un ranking della pericolosità, capire quali sono le priorità.
Torniamo a parlare di sicurezza tra i giovani, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta movida della Riviera. Dopo la chiusura imposta per 30 giorni al Becky Bay, un altro locale di Rimini rischia la sospensione a causa di episodi di violenza tra giovanissimi. Si tratta del Turquoise, una discoteca sulla spiaggia, dove nella notte tra sabato e domenica una 17enne è rimasta ferita al volto da una bottiglia di vetro lanciata in aria. L'episodio, pare accidentale, ha comunque richiamato l'intervento dei carabinieri, che hanno riscontrato come durante la festa venissero somministrati al alcolici ai minorenni. Al momento le forze dell'ordine stanno compiendo diversi accertamenti circa le misure di sicurezza attuate nel locale. Spetterà poi alla divisione amministrativa attuare eventuali provvedimenti. La giovane rimasta ferita è stata poi trasportata all'ospedale per le cure necessarie. Ha provocato un incidente per poi darsi alla fuga. Le forze dell'ordine stanno cercando il pirata della strada che ieri sera avrebbe speronato a Ravenna uno scooter, provocando il ferimento di due persone. Due feriti sulla strada, un furgoncino che si allontana senza prestare soccorso. Secondo le prime informazioni raccolte da Polizia Municipale e Carabinieri, è questa la dinamica dell'incidente accaduto domenica sera in via Baiona a Ravenna. Erano circa le 21:30 quando lo scooter su cui viaggiava una coppia è stato tamponato da un mezzo, forse un Fiat Fiorino, che poi ha continuato la sua marcia verso Porto Corsini senza fermarsi a controllare le condizioni dei due scooteristi. La coppia ha perso il controllo della T-Max Yamaha ed è rovinata a terra, riportando lesioni di media gravità. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni familiari che li seguivano in auto. I sanitari sono intervenuti con due ambulanze e l'auto medicalizzata. I feriti sono stati portati all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Subito è partita la caccia al pirata della strada. Le forze dell'ordine avrebbero già in mano alcuni elementi che potrebbero portare al responsabile. Una notizia che è arrivata proprio da pochi minuti e che riguarda appunto l'incidente avvenuto a Ravenna, perché sembra che sia stato rintracciato il responsabile. Si tratterebbe di un 54enne che lavora in un'azienda proprio nelle vicinanze. Dopo l'incidente alcuni testimoni sono riusciti a leggere la targa del mezzo condotto dall'uomo. Da lì i carabinieri sono risaliti all'identità del pirata e lo hanno raggiunto sul posto di lavoro. L'uomo ha evitato l'arresto perché le lesioni riportate dalla coppia non sono di gravità tale da richiederlo. Continuiamo ancora con la cronaca, questa volta dal nostro portale web tr24.it. Tanta paura ieri sera a Rimini per una 14enne investita da un'auto mentre attraversava la strada. È successo attorno alle 21:30 nella frazione di Sant'Andrea in Casale. Secondo quanto emerso, la giovanissima era sulle strisce pedonali in un tratto di via Tavoleto, quando per cause ancora da chiarire è stata travolta e scaraventata a terra a diversi metri di distanza. Le sue condizioni in un primo momento sono apparse molto gravi, sebbene sia rimasta sempre cosciente. Il personale del 118 l'ha stabilizzata sul posto e trasferita d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è tuttora ricoverata. Dal rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia del 2018 dell'ISPRA, Ravenna risulta essere la prima in regione per il rischio delle alluvioni. Vediamo. Ravenna e provincia sono per ISPRA, Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale, al primo posto per il rischio alluvioni in regione, come compare nel recente rapporto sul dissesto idrologico in Italia. Con una pericolosità idraulica elevata per il 22,3% delle aree, media per il restante 80%, Ravenna conquista il primo posto in regione per l'allarme alluvioni. Meglio per quanto riguarda invece il pericolo frane, che risulta elevato solo per il 6,5% del territorio, in particolare nei comuni di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valserio. Il comune in questo senso è sempre allertato, col proprio settore lavori pubblici, e oggi le notizie anche che arrivano dalla regione degli stanziamenti di fondi, ben 1.400.000 euro, di cui 800.000 euro dedicati proprio ai fiumi e i restanti 500.000 alla costa, perché non dobbiamo dimenticare che il nostro territorio, oltre i 7 fiumi da cui è solcato, ha anche un'estensione di 36 km costieri soggetti all'erosione. Quindi io credo che già gli interventi fatti dal comune con le barriere che mettono in protezione le zone più sensibili e i costanti ripascimenti, a fronte anche degli stanziamenti della regione,
siano in grado, dico, di dare delle sufficienti garanzie. Quanto conta la collaborazione con Protezione Civile, Vigili del Fuoco, con tutti gli enti preposti del territorio? Beh, direi che questa è la risposta migliore che può venire proprio dalla collaborazione. Andiamo ora a parlare di imprese, in particolare quelle che coinvolgono giovani imprenditori. Quest'anno rispetto al 2017 si è registrato un calo in Romagna, che resta però più contenuto rispetto ai dati che riguardano l'intera regione e più in generale il nostro paese. Vediamo. Sono in calo le imprese giovanili romagnole. Attualmente pari al 6,8% del totale, hanno visto una diminuzione rispetto allo scorso anno dell'1,7%. I dati di Infocamera Movimprese, elaborati dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Romagna, riguardano le province di Forlì-Cesena e Rimini al 30 giugno 2018. Nei territori del Forlivese e del Cesenate sono 2.371 le aziende che vedono al timone giovani imprenditori, il 6,4% del totale di quelle attive, e presentano un calo dell'1,1% rispetto al 2017. Numeri che crescono se ci si sposta nel riminese, che vanta la presenza di 2.488 imprese giovanili, pari al 7,2% del totale, e che ha registrato un meno 2,2%. I principali settori interessati dal segno meno sono il commercio, le costruzioni, gli alberghi e i ristoranti e il manifatturiero, situazione opposta e dunque in crescita per le attività di servizi, agricoltura e noleggio. Le imprese coinvolte sono principalmente di natura giuridica individuale, seguite dalle società di capitali e da quelle di persone. Numeri che certamente scendono, meno però se rapportati a quelli su scala regionale e nazionale, e se si considera che il calo risulta essere il più basso nel medio periodo dal 2013. I giardini pubblici di Forlì sono da anni al centro di critiche per lo Stato in cui versano. Vediamo allora qual è la situazione con il nostro servizio. È stato il luogo dell'infanzia di molti forlivesi, anche un piccolo cuore verde nel centro della città. Ora invece la situazione di semiabbandono e incuria lascia un po' l'amaro in bocca ai residenti della zona, ma anche ad alcuni politici. Il Parco della Resistenza e il Giardino Pubblico di Forlì, situato a ridosso del centro con entrata proprio in Piazzale della Vittoria. Progettato nel 1816 dall'architetto Mirri, negli anni subì numerosi rimaneggiamenti, ma l'impianto originario portava un'impronta tipicamente illuminista. Da anni ormai è protagonista delle pagine di cronaca per lo stato di abbandono, situazione di degrado della struttura ma anche del parco dove giocano i bambini. Circa un mese fa il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Daniele Mezzocapo, aveva denunciato lo stato del parco con particolare attenzione all'area bimbi, quest'ultima immediatamente sistemata dall'amministrazione comunale e oggi di nuova disposizione dei piccoli fruitori del parco. Rimangono invece in pessime condizioni le scale della casa del custode, le panchine e la maggior parte del verde del parco, fatta eccezione per la zona che circonda appunto i giochi dei bimbi e il laghetto. Insomma, già nell'ultimo mese sono stati realizzati alcuni lavori per portare il parco all'antico lustro. Speriamo che nei prossimi mesi l'attenzione dell'amministrazione comunale continui alta verso quello che è un vero gioiellino della città di Forlì, rimasto però un po' nel dimenticatoio dei piani alti. Spazio adesso a una buona notizia, un bel gesto di civiltà da parte di un giovanissimo barista che ha ritrovato e riconsegnato un portafoglio con più di 4.000 euro. Il nobile gesto è avvenuto alcuni giorni fa in quel di Morciano di Romagna, siamo nel riminese. Angelo Vergine, questo è il nome del ragazzo di 20 anni di Montefiore Conca, che fa il barista presso il parco acquatico Acqua Mania, ha ritrovato nel bagno della struttura un portafoglio con appunto la somma in contanti di 4.000 euro. Il ragazzo non ha esitato un attimo, si è recato presso la vicina caserma dei Carabinieri, cioè la stazione di Morciano di Romagna, dove ha prontamente riconsegnato quanto rinvenuto agli uomini dell'arma, che a loro volta ne hanno curato la restituzione al legittimo proprietario. Si tratta di un capo scout del gruppo Ageshi di Cesena. Parliamo adesso di musica. Numerosissimi fan domenica pomeriggio hanno affollato il bagno Anabi di Marina di Ravenna per il concerto del rapper Bassi Maestro. Vediamo. La metà di voi lo sa, io la foto di un gruppo di un gran con segnato a di cosa parla l'album Mia Maestà?
L'album Mia Maestà è un album che nasce dopo 4 anni di stop con la scrittura, quindi raccoglie un po', insomma, tutto quello che è il mio percorso di evoluzione, sia come scrittura che come parte musicale, quindi è un po' più nuovo dei miei lavori precedenti come sonorità. In realtà poi riprende tutti i temi di cui ho sempre parlato, in particolar modo le esperienze personali e la musica rap nello specifico. Rappresenta il fatto di poter parlare anche a una generazione che non è la mia, non è quella dopo e forse non è quella dopo ancora. Icona hip hop da sempre, DJ e producer, che consiglio daresti ai giovani che vogliono approcciarsi al mondo del rap? Dipende da cosa vogliono fare, perché adesso il rap del momento è molto del momento, quindi è una musica molto semplice, molto stupida, molto banale, quindi se vuoi fare quella probabilmente devi suonare come tutti gli altri. Se invece vuoi avvicinarti a quello che secondo me è un po' il mondo più affascinante, quello dell'hip hop, diciamo, anche più delle origini, allora lì c'è un po' da studiare e il mio consiglio è sempre l'originalità. Sei qui in Riviera Romagnola, terra del divertimento e soprattutto meta turistica ambita da tutti gli italiani. Cosa ne pensi di questa località? Aggiungerei Piadine, che sono una delle mie passioni. Ma guarda, ci siamo sempre trovati molto bene, sia come ospitalità, però in generale anche negli anni 90 quando giravamo era sempre uno dei posti un po' di incontro. A Ulularia la Pentola d'Oro di Plauto chiude il Festival di Sarsina, che durante l'estate ha lietato il pubblico con opere teatrali antiche e moderne. Vediamo. Ultimo appuntamento del Plautus Festival all'Arena Plautina di Sarsina, il 21 agosto andrà in scena a Ulularia, che è come ogni anno lo spettacolo degli allievi dello workshop del Plautus Festival. Sì, come da tradizione ormai ventennale, il Plautus Festival e il Comune di Sarsina, insieme a vari sponsor del territorio, finanziano questo laboratorio teatrale riferito ad attori professionisti, i quali per qualche giorno faranno del training teatrale, ma soprattutto allestiranno una vera e propria commedia, che andrà a chiusura ovviamente del cartone del Plautus Festival con un titolo plautino. La regia? La regia del sottoscritto, perché sin dal primo anno che ebbi l'incarico del Plautus Festival come direttore artistico, di conseguenza c'era anche la direzione del laboratorio. Alcuni di questi attori rimangono poi nel giro del festival? Alcuni attori rimangono, alcuni vengono scritturati dalla compagnia ufficiale del Plautus Festival, che è il Teatro Europeo Plautino, che ha messo in scena lo pseudolo quest'anno, ed altri vengono sostenuti per produrre un piccolo spettacolo di teatro classico, come quest'anno è stato con Simone Castano, che ha portato in scena la nave di Teseo per la festa romana. Assessore, però la città di Sarsina non si ferma qua, quindi dopo il Plautus cosa succede? Finisce il Plautus, ma non finisce l'estate sarsinate, perché subito dopo la fine del Plautus abbiamo i festeggiamenti per il nostro patrono San Vicinio il 28 agosto, quindi tutta la settimana precedente al 28 agosto la Proloco di Sarsina insieme al Comune di Sarsina mette, chiamiamolo anche questo qui, in scena una serie di eventi, di feste e di attrattive per tutta la cittadinanza. Spazio adesso alle altre notizie di giornata con le nostre brevi. Riccione, sabato notte la polizia municipale in abiti civili ha sorpreso un pub in centro a vendere alcol ad alcune 17enni. Il pubblico esercizio è stato sanzionato per aver somministrato alcol a minorenni e sarà segnalato alla questura e alla prefettura di Rimini. Forlì, un 25enne forlivese con precedenti e un 14enne rumeno sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Sabato, durante un controllo, una volante della polizia ha intimato l'alta ai giovani che viaggiavano su uno scooter rubato. I due si sono dati alla fuga, sono stati rintracciati poco dopo. Ravenna sarà in vigore dal 21 agosto al 19 settembre l'ordinanza comunale che vieta nella zona della stazione ferroviaria e Giardini Speyer la vendita di bevande alcoliche dalle 20 alle 7, nonché la somministrazione al di fuori delle aree di pertinenza degli esercizi pubblici. Forlì è stata avviata l'installazione di 36 nuovi parcometri elettronici presso il centro storico. I nuovi strumenti permetteranno anche il pagamento con carte di credito e bancomat. Inoltre potranno essere utilizzate tessere prepagate a scalare. I lavori proseguiranno per alcune settimane. È il momento dello sport. Linea quindi ad Andrea Zanzi per tutte le ultime notizie. We'll be right back.
Grazie Fulvio e bentrovati su TR24 Sport. Apriamo subito col basket. Una folla di 200 tifosi ha accompagnato l'Unieuro Forlì nella prima uscita al Punto di Ferro. Il club biancorosso ha promosso a capitano Davide Bonaccini e ha accolto anche i due nuovi stranieri, Johnson e Lawson. Sentiamo però le parole di coach Valli nel servizio. Giorgio Valli, allenatore della Pallacanestro 2.0 15 Forlì, da pochi giorni pienamente operativo al lavoro con questo nuovo gruppo di ragazzi, ti chiedo subito le tue prime sensazioni. Ma la sensazione è buona e corrisponde un po' a quelle che erano le aspettative dell'estate, cioè ragazzi motivati, ragazzi anche molto giovani, ragazzi come al solito a un crocevia della loro carriera, che devono fare il salto di qualità definitivo se vogliono veramente prendere in considerazione questo mestiere ad alto livello, e quindi ci sono tutte le potenzialità e per poter fare un'altra stagione di costruzione della squadra, ma anche di lavoro individuale importante. Torni ad allenare anche giocatori di un certo peso specifico a livello proprio di pedigree, di loro palmarès. Ecco, cosa ti aspetti da gente come Kenny Lawson, ma anche dai ragazzi giovani però in odore di azzurro come possono essere Marini, Donzelli, Loxiglia, che tu stesso hai allenato alla Virtus? Beh, mi aspetto dai giocatori di maggiore appunto pedigree, come dici tu, che nei finali siano loro a inventare qualche cosa, a trascinare la squadra, a trovare i giusti ritmi per far sì che tanti finali che l'anno scorso purtroppo ci sono sfuggiti, quest'anno abbiano un esito diverso. Il calcio ora. Mentre il Cesena è impegnato nelle prime sedute di allenamento nel ritiro di Acqua Partita, il Comune ha espresso l'intenzione di rientrare in possesso dello storico simbolo del cavalluccio marino. Una speranza condivisa anche dai tifosi. Sentiamo. Correva la stagione 2010-2011, quella dello storico ritorno in Serie A dopo ben 19 anni di astinenza, e per affrontare i lavori di adeguamento dello stadio di Nomanuzzi, l'allora presidente Campedelli diede come garanzia al mutuo aperto per oltre 2 milioni col credito sportivo la gestione e l'uso del cavalluccio marino, logo dei bianconeri. A tutela dei pagamenti dell'associazione Calcio Cesena, il Comune, che ora con il fallimento della SPA vede il nuovo Cesena FC adottare un logo provvisorio scelto dai tifosi attraverso un sondaggio, in attesa di poter riavere il simbolo originale sulle maglie. Una vicenda che potrebbe chiudersi in maniera positiva prima del previsto e senza attendere l'asta fallimentare. In questo momento è nella proprietà, se così lo si può dire, del curatore fallimentare, al quale abbiamo già chiesto, così come aveva fatto col credito sportivo, di poterlo utilizzare. Sapete che ci sarà una fase nella quale il curatore fallimentare farà un'asta dei beni di proprietà del Cesena, ma c'è una fase che dovrebbe essere abbastanza lunga, che durerà almeno fino a tutta la prima parte del prossimo anno, nella quale i beni possono essere comunque messi a disposizione dei soggetti che sono titolati a richiederli. E abbiamo chiesto di poter usare il cavalluccio. Se dovessi scommettere toccando un pezzo di ferro, vorrei scommettere sul fatto che alla prima partita di campionato si giochi su quelle maglie lì il cavalluccio, come l'abbiamo sempre visto. La fine del rapporto tra Marco Melandri e la Ducati è ormai vicinissima. Si chiude così un capitolo nella carriera del pilota ravennate, che ora dovrà considerare anche altre strade per il proprio futuro. Un fulmine a ciel sereno. Si può anche definire così la decisione presa dal team Aruba.it della Ducati di non riconfermare Marco Melandri per la prossima stagione in Superbike. Si chiude così con l'amaro in bocca un'esperienza lunga 2 anni, quella del ritorno di Macho nella casa di Borgo Panigale dopo la comparsata in MotoGP datata 2008. Da quelli che sono i si dice di una comunicazione comunque ancora non ufficiale della Rossa, non ci sarebbero questioni economiche alla base di tutto. La lunga trattativa per il rinnovo del contratto di Macho non si è arenata per chissà quali richieste esose operate dal Ravennate, quanto proprio per una scelta ben precisa della Ducati di puntare sullo spagnolo Alvaro Bautista. Non esattamente un fulmine di guerra in MotoGP, ma in Superbike chissà. Per Marco si aprirà così una fase di riflessione. Rimanere alla finestra in attesa di nuovi sviluppi o tentare la fortuna in altri circuiti che sappiano valorizzarne le capacità e l'indiscussa esperienza.
Nei prossimi giorni il quadro si chiarirà. È tutto per questa edizione, grazie allora per essere stati qui con noi. Arrivederci. Bene, chiusa la pagina sportiva, è il momento di dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. La nuova settimana si è aperta sotto il segno dell'alta pressione che ha portato una bella giornata di sole. Anche la giornata di domani, martedì, inizierà con cieli sereni su tutto il nostro territorio regionale. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà sull'Appennino, dove qualche breve isolato rovescio non sarà da escludere. Qualche acquazzone da non escludere anche sulla pianura tra bolognese e modenese. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori minimi compresi tra 19 e più 23 gradi, valori massimi tra 30 e 35 gradi delle pianure centrali. La ventilazione sarà debole, generalmente da est, con mare calmo. Stessa situazione meteorologica anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, anche se l'instabilità pomeridiana potrebbe aumentare da prima in Appennino, poi anche sulle aree collinari. Tra sabato e domenica vi annunciamo già che potrebbe cambiare la situazione meteorologica con l'arrivo di tanti temporali e un crollo delle temperature, ma è ancora presto, quindi ne riparleremo nei prossimi giorni. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Prima di salutarci facciamo il punto sulle notizie più importanti della giornata con il nostro riepilogo. Dopo la proposta giunta dal Movimento 5 Stelle, il sottosegretario leghista Giorgetti, braccio destro di Salvini, frena su una possibile nazionalizzazione di autostrade e al meeting di Rimini si dichiara favorevole a una semplice revisione delle concessioni. A Ravenna caccia al pirata della strada che domenica sera ha provocato un incidente tamponando uno scooter e lasciando sul posto due persone ferite. Le forze dell'ordine sono ora sulle tracce di un furgone, forse un Fiat Fiorino, che è fuggito in direzione Porto Corsini. È Ravenna, la città dell'Emilia-Romagna maggiormente colpita dal dissesto idrogeologico. Questo l'allarme lanciato dall'Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale, ma il vice sindaco Fusignani rassicura, in arrivo soldi dalla regione per i lavori di prevenzione. Un 2018 contrassegnato dal segno meno per quanto riguarda le imprese guidate dai giovani in Romagna e che rispetto al 2017 registrano un calo che arriva anche al 2%. Commercio, costruzione, manifatturiero, i settori più in difficoltà, in crescita invece servizi e agricoltura. I giardini pubblici di Forlì sono da anni al centro di critiche circa lo stato di abbandono in cui versano. Dopo la denuncia del consigliere della Lega Daniele Mezzocapo, siamo stati a fare un giro nel parco per monitorare la situazione. Basket, l'Unieuro Forlì ha tolti i veli stringendosi in un abbraccio coi propri tifosi. Per la squadra biancorossa la prossima stagione sarà quella della verità, visto l'abbondanza di talento che avrà a disposizione coach Giorgio Valli. È tutto per oggi, io vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi e seguire gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale web tr24.it. A voi tutti una buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.